Ancora il vantaggio non trascurabile di giocare per due risultati su tre, ma la Juve Under 23 non va affatto sottovalutata. Squadra giovane, di qualità e talento, anche di struttura fisica. I bianconeri hanno l'obbligo di vincere al 90esimo, niente tempi supplementari. Cascione deve rinunciare al solo Dagasso causa infortunio, elemento a nostro avviso imprescindibile anche per la sua estrema duttilità tattica in un reparto, quello nevralgico, che più degli altri denuncia ormai dall'inizio della stagione evidenti criticità. Non è ancora al 100% Aloy, che martedì scorso ha stretto i denti. Smania dalla voglia di giocare Franchini, che è entrato bene nei minuti finali del match con la Pontedera. Nel reparto arretrato scalpita Di Pasquale, stessa cosa dicasi per Pellacani, che sembra aver recuperato la migliore condizione. Brosco in difficoltà, probabile dunque un cambio nel cuore della difesa. Davanti invece sarà confermato il tridente Merola Cuppone a Cornero. Juve Under 23 priva degli infortunati Poli e Stivanello, in dubbio Turicchia. Torna invece a disposizione Simone Guerra, 35 anni da compiere, 15 gol in campionato. Sarà proprio l'ex Feralpi Salò il terminale della manovra, supportato nel 3-4-2-1 di partenza da Sekulov e Nonge. Fischio d'inizio sabato alle ore 21, diretta su Rai Sport.